Bentornati su Recensioni per Scegliere. Oggi parliamo di sicurezza e monopattini elettrici. Direi che non sono la persona migliore per parlarne. Come avete visto, ho un braccio rotto. Abbiamo già fatto un video dedicato al nostro Segway Ninebot, che è quello che si vede attualmente sul nostro iMac. Oggi andiamo invece a parlare di sicurezza e monopattini elettrici. Come vedete e come avrete visto anche dal titolo, sono caduto con il mio monopattino elettrico. Diciamo che poteva andare molto peggio. Ho rimediato un'ingessatura del braccio, ma diciamo che tendenzialmente non è stato nulla di grave. Con questo video ovviamente non voglio andare a spaventare chi vuole acquistare un monopattino elettrico o chi già possiede un monopattino elettrico. Personalmente, nel momento in cui sono caduto, sono riuscito tranquillamente a rialzarmi subito e a percorrere altri chilometri col monopattino senza avere particolari dolori. Diciamo che anche se mi vedete in questo momento con un braccio ingessato, poteva sicuramente andare peggio. Adesso vi racconto com'è andata la caduta, caduta che poteva avvenire con qualsiasi mezzo, quindi non è il problema il monopattino elettrico, ma questo video ho pensato di farlo perché sicuramente è importante per chi acquista il monopattino elettrico e per chi lo utilizza avere una certa consapevolezza, perché sono dei mezzi potenti che permettono di arrivare nel caso specifico ai 25 km orari con la batteria aggiuntiva che si può montare qua sopra. Possiamo anche aumentare ancora di più la velocità, ma sono dei mezzi comunque con delle ruote compatte che viaggiano non su strade dedicate come può essere una pista ciclabile, ma su strade dove magari sono presenti macchine, pedoni, biciclette, quindi una viabilità complessa. È un attimo magari il poter cadere come è capitato a me, o magari è un attimo il poter andare a finire contro una macchina piuttosto che contro un pedone. È necessario secondo me quindi andare a guidare il proprio monopattino non con la velocità come priorità, ma la sicurezza. Nel mio caso specifico vi spiego appunto come mi sono provocato questa frattura. In pratica stavo percorrendo una strada dove appunto passano le macchine, quindi non una pista ciclabile. Siccome l'asfalto era un po' sconnesso, per diciamo un discorso di sicurezza in più, ho pensato mi sposto sul marciapiede. Arrivo in un punto dove c'è diciamo una discesa per far accedere le macchine a un cancello, quindi faccio per entrare, stavo andando diciamo ai 10 km orari, 12 km orari, faccio per entrare verso questa salita. Il problema è che al centro di questa rampa era presente un tombino e effettuando diciamo la direzione verso la rampa, io sono finito esattamente dentro il tombino, esattamente dritto al tombino, che quindi formava un avvallamento e un muro frontale. Ho sbattuto con la ruota perpendicolarmente al gradino che era formato dall'avvallamento presente nel tombino, quindi in pratica la parte frontale del monopattino mi si è bloccata. Io ovviamente, subendo il contraccolpo, sono caduto in avanti, ho posizionato le mani per terra, per fortuna di riflesso mi è venuto da mettere le mani per terra, ed è proprio la caduta diciamo per terra che poi mi ha provocato la frattura diciamo di un ossicino presente nel gomito. Tutto subito non pensavo di essermi fatto particolarmente male, infatti sono riuscito a tirarmi su subito. Per fortuna non ho battuto il mento, anche se con la faccia sono arrivato praticamente al piano strada, quindi sull'asfalto. Ho battuto leggermente il mento qua sotto, ma niente di che. Avevo con me il casco, che però in questo caso non è servito perché non ho battuto la testa. Di certo sarebbe andata molto peggio avessi battuto il mento, in quanto appunto potevo magari rompermi l'osso qua o anche i denti. Quindi diciamo che nella casualità di caduta posso ancora ritenermi fortunato. Oltre al braccio ingessato, delle scoriazioni sulla mano, come si può vedere, sul palmo, anche su questo, anche se non si vede. Ho battuto leggermente il mento e qualche bollo diciamo sulle spalle e particolarmente sul ginocchio destro. Il Ninebot non si è danneggiato, quindi da quel punto di vista è veramente resistente, non ha subito neanche ammaccature. Si è leggermente rovinata una manopola delle due, ma è facilmente sostituibile andandola a sfilare e andando a infilare quella che è la manopola nuova. Questo è dovuto al fatto che probabilmente cadendo ha raschiato contro l'asfalto che era un po' grutoluto e quindi ha leggermente rosicchiato la
la manopola, ma è tranquillamente utilizzabile, diciamo che è più un discorso estetico. Però appunto, ripeto, non per questo voglio demonizzare i monopattini e non per questo sconsiglio in questo video l'uso dei monopattini, anzi li ritengo un mezzo molto valido che però andrebbe regolato e regolato meglio, perché non è possibile non poter passare sui marciapiedi perché ci sono i pedoni, non poter passare nelle strade perché ci sono le macchine, poter andare solo sulle piste ciclabili ma le piste ciclabili non ci sono, andare solo sulle strade a 20, a 30. Non si tratta di un discorso di velocità, nel mio caso è stata una caduta a una velocità abbastanza contenuta che poteva venire anche magari da una bicicletta. Si tratta in realtà proprio di andare a utilizzare questi monopattini con attenzione, perché ovviamente è più facile cadere visto anche la ruota, diciamo, di piccole dimensioni. Una volta che sono caduto non ho avuto appunto problemi, come detto mi sono ritirato su da solo e ho continuato a viaggiare col mio monopattino. Dopo qualche chilometro sentivo un po' di dolore al braccio destro, più che altro facevo fatica a effettuare la torsione della mano. Pertanto sono quindi appunto rientrato a casa, ho messo del ghiaccio, ma purtroppo il dolore non passava, quindi sono dovuto andare in pronto soccorso, ho dovuto fare una lastra dove appunto è stato appurato che c'era una rottura di un osso che si chiama capitello radiale, che è proprio quello che permette la torsione del braccio, e mi hanno dovuto ingessare il braccio in modo tale da tenerlo a riposo per una serie di giorni. Successivamente andremo a togliere il gesso, effettuare un po' di riabilitazione e quindi andare a effettuare nuovamente delle lastre per verificare se l'infortunio è completamente rientrato o se è necessario continuare a fare altra riabilitazione. In questo video in realtà non voglio passare il concetto che il monopattino sia pericoloso, ma sicuramente è importante prestare attenzione quando andiamo sul monopattino e non voler andare per forza alla velocità massima che questi dispositivi offrono. Con l'occasione, diciamo, di questo infortunio mi sono documentato un po' su internet, ho preso delle note sul mio telefono su quelli che sono invece gli incidenti che sono capitati un po' in giro per il mondo. Per quanto riguarda l'America, che è il paese che spesso prendiamo di riferimento quando dobbiamo citare delle nuove tecnologie, tra cui il monopattino, dove è già diffuso dal 2017, una statistica che ho trovato per l'America è che se si considera che per le auto c'è un incidente ogni 100 miglia percorse, per i monopattini questo numero aumenta a 22 incidenti per ogni 100 miglia percorsi. Purtroppo, tra le varie notizie che ho trovato anche delle notizie di persone che sono morte con il monopattino, ma questo secondo me non deve spaventare, perché in realtà quegli incidenti potevano capitare anche con una bicicletta o con qualsiasi altro mezzo di cui attualmente è consentito l'utilizzo e non è, diciamo, una novità come il monopattino. Il problema in realtà non è quello, ma in realtà il problema è far capire alle persone che acquistano un monopattino e che guidano un monopattino di essere su un mezzo elettrico, green, tutto quello che vogliamo, che non inquina, ma che può essere, diciamo, un mezzo comunque pericoloso sia per chi lo guida che per chi invece è a terra. I motivi in realtà sono differenti. Se quindi lo utilizziamo su un marciapiede non veniamo sentiti dalle persone che ci hanno alle spalle. Infatti per questo è opportuno andare a installare un dispositivo come un campanello sui modelli dove non è presente, come nel nostro caso. Noi ne abbiamo installato uno, come avete sentito, che è molto utile quando ci avviciniamo magari a delle persone su un marciapiede o sulla strada per segnalare la nostra presenza. Questo secondo me è uno dei primi passi che bisogna assolutamente fare. Un altro passo che noi facciamo sempre anche d'estate è quello di indossare un casco. Il casco in Italia al momento non è obbligatorio, in realtà praticamente non è obbligatorio in nessuno degli stati in cui abbiamo cercato informazioni, ma personalmente è obbligatorio per me, nel senso che è una sicurezza aggiuntiva per me stesso, quindi non ho bisogno di un obbligo per andare a indossare un casco quando uso un monopattino, ma lo faccio perché diciamo mi autotutelo, in modo tale che in caso di cadute, come è avvenuto in questo caso, se avessi battuto la testa avevo un casco che mi poteva proteggere. Quindi personalmente mi sento di consigliare l'utilizzo di un casco. Vi lascio magari un link di uno o due caschi che si possono acquistare su Amazon a dei prezzi contenuti, che potrebbero essere perfetti da utilizzare col vostro monopattino. Andando avanti ancora con le notizie che ho trovato, ecco una statistica sempre relativa all'America che ha analizzato un arco di tempo tra settembre 2017 e agosto 2018 agli ospedali dell'Università
dell'Università della California a Los Angeles e Santa Monica sono stati registrati 249 pazienti al pronto soccorso per infortuni legati al monopattino. Tra queste tipologie di infortuni c'erano slogature, ossa rotte, contusioni ai polmoni, strappi muscolari. Il 91,6% erano persone cadute dal monopattine che avevano sbattuto contro qualcosa o che erano state urtate da un'auto e quindi erano successivamente cadute. Anche questi dati in realtà non vogliono assolutamente spaventare sull'uso del monopattino. Questo video ovviamente se non fossi caduto non l'avrei mai fatto, ma sicuramente è un video che mi ha fatto pensare su quello che questi monopattini possono provocare e se aumentare in un modo sconsiderevole senza delle leggi che abbiano un senso. Il decreto che è stato fatto in Italia è sicuramente un passo avanti rispetto a prima che non c'era nulla, ma ha diverse lacune che praticamente a volte li rendono inutilizzabili. Per quanto riguarda, diciamo, delle notizie a Parigi, anche 9 feriti su 10 sono guidatori e solo 1 su 10 un passante, quindi anche sulle statistiche francesi si evidenzia come, tra virgolette, la peggio ce l'hanno le persone che guidano il monopattino e non i passanti. Quindi questo evidenzia anche che il monopattino non è un mezzo pericoloso per le persone diciamo che sono sulla strada, soprattutto se usato con cognizione di causa e guidato con la logica, ma è più pericoloso ovviamente per chi lo guida. Ad esempio utilizzarlo il monopattino magari in giornate di pioggia non è ovviamente una cosa consigliata, come non è consigliato anche guidare il monopattino con una mano sola. È un dispositivo che va guidato sempre con due mani, con la massima attenzione a quello che stiamo facendo, a dove stiamo andando, cercando appunto di non andare a intralciare il traffico, comunque andando a rispettare quelle che sono le normative della strada. Come sempre, fondamentalmente è necessaria una maggiore consapevolezza dalle persone che guidano il monopattino. Diciamo che nel mio caso ovviamente non è stata un'imprudenza o una velocità elevata a farmi cadere, è un incidente che poteva capitare a chiunque, persone più o meno esperte, persone che avevano appena preso il monopattino o che avevano già fatti diversi chilometri come nel mio caso, però diciamo che è importante non sottovalutare che è possibile farsi male su questi dispositivi. Un altro dato da considerare è stato il divieto assoluto che New York ha dato nell'uso di monopattini all'interno della sua città. Infatti la Grande Mela ha vietato completamente l'uso di monopattini proprietari o a noleggio, proprio perché già il traffico congestionato della città renderebbe praticamente impossibile e molto pericoloso l'uso dei monopattini sulla strada, praticamente impossibile l'uso dei monopattini su marciapiedi, dove appunto la quantità di persone che passeggiano e camminano sui marciapiedi è molto elevata e quindi li rende veramente complicati da gestire. Per questo motivo il sindaco ha completamente vietato l'uso dei monopattini a New York. Vediamo quindi come l'uso dei monopattini non è la soluzione a tutti i mali, è sicuramente un incentivo all'uso di mezzi elettrici, di mezzi green, di mezzi che non inquinano, ma sarebbe necessario avere più piste ciclabili, più strade, diciamo, dedicate a queste tipologie di mezzi, come possono essere anche magari gli hoverboard, i Segway e tutti questi dispositivi elettrici che ultimamente stanno prendendo piede. A livello di sicurezza, un altro consiglio che vi posso dare, oltre al casco come vi ho già detto prima, è magari quello di dotarsi anche di un paio di guanti che possono, diciamo, aiutare in caso di piccole cadute ad evitare le scoriazioni sulle mani. Da quando mi è capitato questo piccolo incidente, diciamo una settimana circa, che le persone vedendomi col gesso mi chiedevano che cosa mi fosse capitato e che quando raccontavo come ero caduto e come mi ero infortunato spesso ricevevo come risposta un altro racconto di un suo conoscente o una persona simile che avevano avuto magari lo stesso disguido col monopattino. Ma questi sono solo alcuni esempi, cercando su internet si trovano diverse persone che hanno subito un infortunio sul monopattino, come però si trovano se noi andiamo a cercare quante persone sono cadute da una bici elettrica, da uno skateboard, dagli sci, da qualsiasi mezzo, cioè in realtà qualsiasi mezzo porta a degli incidenti. Questo è un mezzo nuovo, non è ancora legittimato non solo in Italia ma anche nel resto del mondo e quindi può essere che crei più scalpore e crei più interesse, diciamo, una caduta su monopattino rispetto che una caduta da una bicicletta. Quindi non voglio assolutamente spaventare nessuno, personalmente continuerò a utilizzare i monopattini, continuerò a realizzare dei video. Nel caso specifico, diciamo, in questo periodo sarò a riposo forzato, quindi non potrò utilizzare il monopattino, ma mi piacerebbe andare a creare delle discussioni, se possono essere di vostro
interesse sui diversi aspetti del monopattino. Fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qua sotto, se può essere di vostro interesse discutere su diverse tematiche legate ai monopattini elettrici. Un consiglio che mi sento di dare, non tanto per il modello che ho io, ma per quello di Xiaomi, è quello di non esagerare con le modifiche lato hardware e lato software, soprattutto magari per andare a rendere più veloci questi monopattini, perché già queste velocità possono essere pericolosi, così come si vede appunto dal mio braccio. Quindi è meglio sempre andarli a utilizzare in sicurezza, è sempre meglio andarli a utilizzare nei limiti e nelle caratteristiche che vengono proposti dal venditore. Quindi qualsiasi modifica che si va a portare potrebbe appunto creare dei problemi di stabilità del mezzo o altro. È sempre opportuno andare a controllare accuratamente il serraggio delle viti, in questo caso in questa parte del manubrio per quanto riguarda il Segway, in modo tale da verificare che il nostro monopattino sia sempre in perfette condizioni. Come andiamo a fare la manutenzione sulla macchina, a maggior ragione dovremo andare a fare una manutenzione su un mezzo così piccolo. Spero che questo video per voi non sia risultato un pippone. Se anche voi siete già caduti dal monopattino, fatemelo sapere con un commento qua sotto. Se sapete di persone che sono cadute dal monopattino e magari si sono ingessate un braccio o un'altra parte del corpo, fatemelo sapere qua sotto, così saprò di non essere il primo in Italia a essermi rotto un braccio con un monopattino elettrico. Spero di poter tornare presto a fare dei video sopra il monopattino elettrico in movimento. Nel frattempo voi lasciate un mi piace sotto questo video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche su tutti i prossimi video, e noi ci rivedremo presto con altri video dedicati al monopattino, anche se non saranno in movimento, ma spero appunto di trovarvi sul canale. Per questo video è tutto, noi ci rivediamo alla prossima video recensione per scegliere.